Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro webinar 3 ottobre, giornata della memoria e dell'accoglienza. Intanto ringrazio tutti voi di essere qua e molti stanno ancora arrivando, vedo, e ringrazio soprattutto i nostri relatori, che sono 4 relatori di alto livello che ci condurranno nel corso di questo nostro incontro. Io sono Silvia Pochettino, aiuterò un po' la conduzione di questo nostro momento insieme e faccio parte dell'organizzazione, del progetto che ha promosso l'incontro e di ONG 2.0, che è una realtà che realizza webinar da parecchio tempo su diverse tematiche, quindi che aiuta anche a incontrare il mondo della scuola e il mondo della tecnologia. Per questo facciamo un incontro un po' particolare online, anche se so che molti dei docenti e dei partecipanti che ci sono oggi hanno già dimestichezza con le tecnologie. Però per aiutarvi a partecipare attivamente all'incontro e relazionarvi con i nostri relatori di oggi, vi do subito qualche informazione pratica per utilizzare l'aula. Intanto aspettiamo anche che gli ultimi ritardatari entrino. Voi vedete una colonnina sulla destra del vostro desktop o tablet, a seconda di quello che state usando, con i comandi che vi permettono di partecipare attivamente al webinar. Che cosa potete fare? Potete scrivere le vostre domande in chat, nella parte dove vedete proprio la scritta domande. Potete scrivere le vostre domande e noi provvederemo il prima possibile a porle ai relatori perché possiate avere risposta. Potete anche richiedere di intervenire direttamente a voce, come in una normale conferenza, cioè chiedete il microfono, e questo lo potete fare cliccando sul simbolino della manina che vedete nella colonnina. Vedete la manina? Provate un po' tutti a cliccare sulla manina e chiedere la parola, così vediamo se è chiaro a tutti. Qualcuno lo sta facendo? Alessandra, Antonella, Carmen, perfetto. Quindi se durante l'incontro vorrete intervenire per portare una vostra esperienza, una vostra domanda, testimonianza, potrete cliccare su questa mano. Io adesso le tolgo tutte e serviranno poi durante lo svolgersi dell'incontro. Quindi non vi fate problemi, anche se il mezzo può sembrare un po' ostico perché non ci vediamo tutti in faccia subito, partecipate tranquillamente, ponete le vostre domande, fate le vostre considerazioni. Allora, intanto entrerei subito nell'argomento di oggi. Come vi dicevo, questo incontro è organizzato all'interno del progetto Un solo mondo, un solo futuro, che probabilmente molti di voi conoscono, che è un progetto nazionale di educazione alla cittadinanza mondiale che ha lavorato in oltre 600 scuole in Italia durante tutto l'anno, trattando i temi dell'educazione alla mondialità, alla cittadinanza globale, ma anche proprio il tema della migrazione, che è quello che più ci interessa oggi. Ci interessa oggi in relazione all'avvicinarsi del 3 ottobre, che appunto per la prima volta è stata indetta come giornata della memoria e dell'accoglienza, in base a una legge proprio che è entrata in vigore il 16 aprile. È entrata in vigore anche grazie all'azione di pressione fatta dal Comitato 3 ottobre, di cui abbiamo qui proprio Imma Carpiniello, che sarà il primo intervento e che ci spiegherà dettagliatamente perché questa giornata, che significato e che effetti può avere. Perché il 3 ottobre? Il 3 ottobre, come probabilmente sapete, per ricordare il naufragio avvenuto al largo di Lampedusa il 3 ottobre del 2013, nel quale morirono ben 368 migranti, e che è un momento simbolico del dramma che purtroppo però continua a portare morti e disastri in molte parti del pianeta. Questo volevo anche ricordare, che oggi proprio si sta svolgendo anche il summit a New York sul tema della migrazione mondiale, per arrivare a cercare di avere una linea comune nell'affrontare questo fenomeno, che è un fenomeno globale. E quindi è più che mai un tema di estrema attualità. Che cosa si otterrà da questo summit di New York ancora non lo sappiamo, ma perlomeno riporta all'attenzione. Tra l'altro, anche oggi, sempre in occasione di questo summit, è uscito un rapporto di Medici Senza Frontiere molto interessante, che riporta dei dati particolarmente rilevanti sia sul numero dei morti,
nel cercare di attraversare le frontiere, che loro riportano in oltre 5.700 solo quest'anno, perché non parliamo solo dei morti nel Mediterraneo, ma a livello globale il fenomeno migratorio tocca tutti i continenti in modo svariato. C'è fortissime migrazioni interne nel continente africano, così come in Asia o anche in Sud America o la barriera tra Messico e Stati Uniti. Quindi parliamo di un fenomeno globale estremamente grave in questo momento. Ma l'obiettivo della giornata del 3 ottobre è un obiettivo anche educativo e di sensibilizzazione, quindi come si legge proprio negli articoli della legge, è organizzata per sensibilizzare alla solidarietà civile, al diritto alla dignità umana e anche al rispetto del valore della vita. Ed è per questo che oggi parliamo in particolare anche di strumenti educativi e di come parlare di questi temi a scuola, grazie all'intervento del secondo relatore, che è Andrea De Bonis, dell'UNHCR, che ci presenterà uno straordinario strumento didattico che è il sito Viaggi da Imparare. E a seguire ci sarà l'intervento dell'assessora Monica Cerutti, che ringrazio di essere qui con noi, che è assessore della regione Piemonte, una delle regioni che sta cominciando a sperimentare l'utilizzo appunto della piattaforma dell'UNHCR. Infine Attilio Ascani, direttore della FOCSI, la Federazione degli Organismi Cristiani di Ispirazione Cristiana, che riunisce 80 ONG, che ugualmente stanno attuando l'applicazione, stanno sperimentando e applicando questi strumenti. Bene, non voglio rubare altro tempo ai nostri relatori e quindi chiederei subito a Imma Carpiniello del Comitato 3 Ottobre di venire qui con noi e spiegarci sia il lavoro del Comitato ovviamente, ma anche proprio il significato di questa giornata e perché è importante la conquista che loro sono riusciti a fare, cioè di farla diventare una norma, una legge dello Stato. Buongiorno Imma, grazie di essere qua. Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti i partecipanti. Credo siate tantissimi. Da dove cominciare? Dalla memoria, quindi facciamo memoria anche su come è nato il Comitato. Il Comitato è nato dopo, appunto, come dicevi tu, il naufragio del 3 ottobre, perché fu un evento veramente devastante. Chi c'era e ha visto i corpi sul molo Favarolo e ha parlato con i superstiti o con le persone che hanno salvato, appunto, quelle pochissime persone su un numero così grande di morti, ha sentito la necessità di cominciare a fare memoria. E quindi abbiamo cominciato a raccontare quello che è successo. Ci siamo costituiti e, oltre alla memoria, abbiamo pensato che questa cosa non potesse essere soltanto un qualcosa che, appunto, coinvolgesse solamente noi che eravamo lì in quel momento, ma era giusto che si cominciasse a sapere quello che succedeva. In fondo, io in maniera anche un po' violenta ho definito il Mediterraneo in questo momento un grande campo di sterminio. Sono tantissimi corpi che ci sono, che sono sui fondali, e quindi abbiamo avuto questa esigenza e volevamo che fosse riconosciuta questa giornata, che fosse un qualcosa che fosse condiviso con gli altri. Quindi abbiamo presentato una proposta di legge. Fortunatamente ci sono stati alcuni parlamentari che ci hanno sostenuto. Se fossimo in America diremmo che abbiamo fatto azione di lobby, in Italia sembra una parola brutta, ma in fondo è quello che abbiamo fatto pressione affinché questa legge passasse con non poche difficoltà e venisse riconosciuta appunto come una giornata della memoria e che appunto nelle scuole se ne cominciasse a parlare. Finalmente è successo quest'anno. Anche se dobbiamo dire che noi anche negli anni passati abbiamo celebrato la giornata del 3 ottobre, l'abbiamo celebrata l'anno scorso, l'abbiamo celebrata l'anno prima ancora. Quest'anno però fortunatamente riusciamo a fare per noi una cosa anche molto importante, ovvero quella di portare l'Europa a Lampedusa. Mi spiego meglio.
Nelle giornate che andranno tra il 30 e il 3 ottobre, saranno presenti tantissimi studenti italiani, tantissimi studenti europei e ovviamente gli studenti lampedusani. Creeremo dei gruppi, dei laboratori misti dove parteciperanno sia i ragazzi europei sia i ragazzi italiani che quelli lampedusani, appunto sui temi della memoria e sull'immigrazione. Perché questo progetto così ambizioso? Perché abbiamo spesso avuto la sensazione che tutto quello che succede al confine italiano rimane in Italia, come se il problema dell'accoglienza fosse un problema tutto italiano. E quindi era giusto anche che gli altri paesi europei si rendessero conto di quello che succede nel Mediterraneo. Negli ultimi mesi ci sono stati dei movimenti, certo, ci sono state anche altre possibilità di arrivo. Poi ovviamente nuovamente la via d'accesso terrena è stata chiusa nuovamente. Infatti la nuova campagna in cui noi siamo impegnati è appunto quella dell'apertura di corridoi umanitari, cioè far sì che queste persone riescano ad arrivare in Europa con degli accessi sicuri, perché in fondo il loro paese non è sicuro, loro rischiano la vita lì e rischiano la vita per arrivare, quindi diciamo, proposta, un'altra campagna che stiamo lanciando è appunto quella dell'apertura di corridoi umanitari. Non so se sono stata esauriente, se mi volete chiedere qualcosa in particolare, perché io potrei andare avanti per ore. Grazie, sì, grazie. No, io penso che comunque sei già stata chiarissima e i nostri partecipanti possono porre tutte le domande che vogliono, magari anche successivamente nello spazio domande. Cosa solo che non avevo precisato all'inizio per chi aveva visto il programma, Ima gentilmente ha sostituito Tarek Brame, che era previsto inizialmente da programma, perché per motivi di salute in questo momento è ricoverato in ospedale, ma era previsto in quanto presidente del comitato, ma anche in quanto testimone di aver. Una persona che ha compiuto il viaggio, che ha vissuto la migrazione in prima persona, per questo ovviamente l'avevamo invitato, ma purtroppo non poteva esserci e invece è stato validissimo il sostituto Inna. Le storie vissute in prima persona di chi ha affrontato il viaggio sono chiaramente molto forti e molto toccanti, ma ci sono molte storie raccolte anche proprio sul sito del Comitato 3 Ottobre, giusto, Inna? Quindi si possono leggere e visionare. C'è sia, diciamo, sul nostro sito, io adesso dovrei recuperarle, ma con calma ve le farò avere, appunto, storie di persone. Abbiamo portato avanti anche un altro progetto molto ambizioso, che è stato quello di realizzare a Lampedusa il Museo della Fiducia e del Dialogo. Che cosa abbiamo fatto in questi mesi? Ovviamente con il patrocinio del comune di Lampedusa, che è sempre, diciamo, in prima linea su questi temi, con l'ausilio degli Uffizi di Firenze, il Mugem di Marsiglia, il Bardo di Tunisi, abbiamo allestito un museo a Lampedusa. All'interno di questo museo ci sono opere che sono legate al viaggio e alla migrazione. Infatti c'è l'Amorino Dormiente di Caravaggio esposto, che ce l'ha prestato il Museo Uffizi di Firenze, ed è appunto questo quadro che è stato dipinto da Caravaggio quando era esule a Malta, quindi ha un legame molto forte sia con il Mediterraneo che con la storia. E poi a fianco, diciamo, a quella che viene definita l'arte alta, c'è un'arte contemporanea. Ci sono i reperti dei naufragi del 3 ottobre, perché sono stati recuperati dai porti e quindi tutti gli oggetti personali sono in mostra, sempre perché è necessario fare memoria e immaginare che queste persone sono persone, sono individui e quindi hanno una serie di sono delle vite che partono. E quindi abbiamo dei gioielli personali, delle foto, delle agende, insomma, bello
beni proprio personali. Ci sono i disegni di Adal, che è uno dei fratelli di un naufrago, dei ragazzi che è morto nel naufragio del 3 ottobre. Questi disegni raffigurano le torture che sono state anche acquisite dall'ONU per capire insomma com'è la situazione lì nei paesi da cui vengono. Ci sono i disegni di Shahrazad, questa bimba appunto che stava nel campo di Domeni, ha fatto questi disegni e ce li ha donati. Quindi anche questo, diciamo, è un elemento sempre per tenere viva la memoria, ed è molto interessante. Se vi trovate da quelle parti, diciamo, un salto ce lo farei. Grazie, ma allora due domande velocissime perché dobbiamo passare poi agli altri relatori. Sono già arrivate riguardo proprio i corridoi umanitari, e cioè Ida chiede a che punto sono la risposta istituzionale riguardante la realizzazione di questi corridoi umanitari, e Valentina se avete pensato anche ai corridoi umanitari per persone con disabilità. Allora, la richiesta dei corridoi umanitari è una campagna, diciamo, che coinvolge più realtà. Al momento non ci sono stati grandi risultati, perché ovviamente è una campagna europea, quindi è un po' più complessa rispetto a quella che abbiamo fatto per la legge del 3 ottobre. Ci sono stati dei momenti in cui ovviamente le frontiere si sono aperte, ma quello è sempre stato più sull'onda emotiva di quando appunto ci sono stati questi grandi naufragi. Mi viene in mente il bambino Elia trovato sulla naufragato e quindi poi approdato sulla spiaggia, e lì c'è stata un'apertura per poi nuovamente tornare ad una chiusura. Per quel che riguarda la disabilità, io mi è capitato spesso di vedere, soprattutto sul confine greco, le immagini anche di persone che vengono portate su carrozzella. Non immaginiamoci però il corridoio umanitario come un qualcosa di fisico, una strada che viene aperta. Immaginiamoci come un qualcosa di politico, cioè nel senso, l'apertura di un corridoio umanitario è di facilitare l'ingresso, quindi significa che queste persone possono arrivare con barche, non con barconi, possono arrivare su aerei di linea o appunto attraversare il confine, se volete, a piedi. Però il corridoio umanitario non immaginiamocelo fisicamente come appunto i corridoi di casa nostra. È una battaglia politica quella che si fa, quindi l'ingresso significa entrare in maniera legale, io mi ricordo, sono un po' grande, mi ricordo con la guerra del Kosovo, durante la guerra del Kosovo furono dati dalla, se non sbaglio, c'era Livia Turco come ministro, permessi umanitari per tutte le persone che scappavano dalla guerra. Ecco, anche quello è l'apertura di un corridoio umanitario, quindi la possibilità di poter entrare in maniera legale e in maniera sicura. Ecco, questo è il corridoio umanitario. Bene, c'è ancora ultimissima domanda da Sabina, che dice: buongiorno, sono appena tornata da una settimana a Lampedusa per il campo di Amnesty sulla migrazione e i diritti umani e vi sto seguendo con emozione. Non sono riuscita a visitare il museo, ma mi chiedevo se fosse possibile valorizzarlo di più come agli altri musei che ha citato e che ho visitato e ho trovato molto interessanti e di alto livello. Possiamo sicuramente pubblicizzarlo, possiamo... È tutto un percorso. Ecco. È un percorso grosso, voglio dire. Sempre parlando in tema di accessibilità, voglio dire, Lampedusa non è dietro l'angolo, quindi io mi rendo conto che arrivarci è sempre complicato. Valorizzarlo forse sicuramente. In verità noi stiamo anche lavorando da un punto di vista mediatico su questa cosa, nel senso che sicuramente sarà fatto un video. Abbiamo ripreso le immagini da quando parte a Caravaggio, quando arriva l'allestimento, tutto quello che è successo all'interno del museo, verrà fatto una sorta di documentario, e questa è una prima valorizzazione. Sono andata io personalmente ad Agrigento a recuperare i reperti del 3 ottobre, e anche questo sarà, anche queste immagini saranno all'interno di un video che girerà. In questo senso cerchiamo di valorizzarlo anche da un punto di vista, in questo senso, mediatico. Ovviamente il lavoro è lungo, vorremmo mettere all'interno di questo docu
anche le immagini del 3 ottobre, per questo non ancora è girato e non ancora è finito, è in progress, però ci stiamo lavorando e spero, diciamo, dopo il 3 ottobre di chiuderlo quanto prima. Abbiamo fatto anche una serie di spot che prenderanno, diciamo, sono stati girati e dovrebbero già cominciare da oggi a circolare sul web, sulla nostra pagina, sul nostro sito, sul canale YouTube. Se questa è Allora, la valutazione, non so, prima cioè, domanda. abbiamo tutti i consigli di tutti quanti, siamo sempre. Ultimissima domanda prima, perché veramente ci sono molti materiali che ancora i prossimi relatori devono portare e poi possiamo raccogliere magari le domande alla fine. Tommaso, dice: Salve a tutti, vorrei sapere, se tra gli obiettivi del Comitato 3 ottobre c'è anche la sensibilizzazione sulla situazione di quella grande percentuale di migranti, soprattutto eritrei, che è stata vittima della tratta di esseri umani in Sinai. Ti direi di sì, perché ovviamente, diciamo, rientra nella nostra mission, in quello che noi siamo. Sicuramente non abbiamo ancora cominciato a lavorarci, perché credetemi, noi siamo tutti volontari, quelli che lavorano al comitato, abbiamo tutti quanti vite che ci attraversano, quindi nel nostro tempo cerchiamo di fare quello che possiamo. Sicuramente è un elemento del quale abbiamo grande attenzione, non l'abbiamo ancora trattato bene, benissimo, perché sempre come campagne abbiamo anche, ci stiamo anche interessando affinché, e vorremmo lanciare una nuova campagna quest'anno, affinché venga fatta una banca dati per il DNA, in modo che appunto le vittime in mare, i propri cari riescano a riconoscere, diciamo, le vittime in mare. Questo è un altro elemento a cui stiamo lavorando, però anche questo in maniera molto lenta, sempre rispetto a quello che vi dicevo prima. Quindi che ben vengano suggerimenti, che ben vengano persone che vogliono lavorare con noi. Ottimo, allora giriamo l'appello a tutti i 70 partecipanti oggi, se vogliono diventare volontari del Comitato 3 ottobre. Grazie Imma, allora, grazie molte. Comunque rimani con noi perché magari ci saranno altre domande. Sono qui. E vorrei dare allora subito la parola invece a Andrea De Bonis dell'UNHCR Italia, che ha studiato e creato questo straordinario strumento didattico che si chiama Viaggi da imparare. Mi sentite? Sentiamo Andrea e adesso ti vediamo anche. Benvenuto, Ok. grazie di essere con noi. Grazie a voi, sono veramente contento di essere qua oggi. Sono contento di avere l'opportunità di presentare il sito Viaggi da imparare a questo folto pubblico. E provo, diciamo, a entrare subito nell'argomento. Perché Viaggi da imparare? L'idea di un sito nasce anche da una riflessione congiunta insieme al Comitato 3 ottobre su come provare, insomma, ad aprire una discussione nelle scuole sui temi dell'asilo, dei rifugiati e dei viaggi verso l'Europa. Ci tengo a precisare, parliamo appunto. Nell'introduzione si è parlato spesso di migranti. Io sottolineerei il fatto che nella stragrande maggioranza delle persone che arrivano attraverso i viaggi in mare si tratta di richiedenti asilo e rifugiati. Noi tendiamo sempre un po' a provare a sottolineare questo aspetto, che quando si parla di crisi dei migranti, in realtà quello degli arrivi degli ultimi anni è soprattutto un fenomeno che riguarda richiedenti asilo e rifugiati. Noi, diciamo, da questa riflessione comune, congiunta col Comitato 3 ottobre, nata dall'esigenza di provare, come dire, a dare un'informazione diversa sul tema dell'asilo e sui rifugiati ai ragazzi italiani, abbiamo riflettuto su diverse opzioni. Alla fine siamo giunti alla conclusione che quella migliore era di un sito che potesse dare una serie di materiali di informazione e potesse dare anche un po' delle indicazioni su eventuali percorsi educativi. Il sito, che appunto nasce da una partnership poi tra UNHCR e MIUR in collaborazione col Comitato 3 ottobre, è stato costruito e incentrato sul tema del viaggio perché pensiamo che sia uno degli aspetti più significativi dell'esperienza dei richiedenti asilo che arrivano in Italia. Ci
Io adesso passo a illustrare in maniera un po' sistematica i contenuti del sito. Questa è l'home page che voi trovate aprendo la pagina www.viaggiaimparare.it, che è una home page in cui, diciamo, c'è delineata questa cartina e trovate in verde i colori, in verde indicati i paesi che hanno il più alto numero di rifugiati accolti. In testa c'è la Turchia con 1587.000 rifugiati accolti, e parliamo di rifugiati registrati, quindi non di tutto il numero di rifugiati, che include anche i non registrati. E poi c'è il Pakistan con 1.506.000. Dovrei sottolineare che questi dati, tra virgolette, sono già vecchi, nel senso che viene indicato, vedete qua sotto, 59,5 milioni di migranti forzati nel mondo. In realtà l'ultimo rapporto del giugno 2016 indica che questa cifra arriva a 65 milioni. Il sito in realtà è stato completato a febbraio 2016, ma abbiamo già, come dire, stiamo già lavorando sul suo aggiornamento, e rispetto ai dati statistici e rispetto ai i paper, diciamo, di presentazione del fenomeno asilo che troverete nel sito. Invece, diciamo, in rosso sono indicati i paesi di provenienza dei numeri più alti di rifugiati, testa la Siria, eccetera. Subito sotto c'è la definizione di rifugiato, che è il tema, è la definizione più importante, diciamo, per chi lavora in questo ambito. Entrando nel sito c'è la presentazione vera e propria. Cioè, in questa home page abbiamo chi siamo, la presentazione dei tre soggetti che hanno dato vita al sito, una breve presentazione del progetto e poi l'area didattica. Mi soffermo però sulla parte, su questa nuova cartina, in cui ci sono indicati con i puntatori tre paesi di provenienza dei rifugiati che arrivano in Italia: l'Afghanistan, la Siria e l'Eritrea. Per ognuno di queste, diciamo, di questi paesi, noi andremo a seguire, il sito va a seguire il percorso di viaggio di uno preciso, di un rifugiato che poi viene intervistato, dal paese di origine fino in Italia. In questo caso il rifugiato è Tareke, che è stato già presentato quando presidente del comitato 3 ottobre. Ora, per motivi tecnici non posso far partire il video, perché creerebbe qualche problema tecnico, però sostanzialmente se lo cliccate, qua parte l'intervista di Tareke relativa alla sua esperienza nel paese di origine. In più, per ogni paese, in questo caso l'Eritrea, abbiamo un rapporto sui diritti umani, che è quello di Amnesty International, perché abbiamo scelto il rapporto di Amnesty oltre per la sua autorevolezza, perché è una delle poche, diciamo, organizzazioni non governative che traduce in italiano i suoi rapporti sui diritti umani. E in più, invece, cliccando qua su documenti di approfondimento, si apre una pagina con una serie di link in documenti relativi al profilo paese, ai diritti umani e alcune mappe rilevanti, che sono per lo più comunque documenti in inglese. Quindi, come dire, aprendo questo pop-up riusciamo a sentire l'esperienza di Tareke, che lo ha portato a lasciare il proprio paese, e in più abbiamo tutta una serie di documenti per analizzare il paese di origine di Tareke. La stessa cosa accadrebbe se, come dire, clicchiamo sui paesi intermedi che Tareke attraversa, quindi il Sudan, la Libia, in questo caso il Mar Mediterraneo, e poi il suo approdo in Italia. Per ognuno di questi paesi ci sta il rapporto dei diritti umani di Amnesty e una serie di documenti relativi non alla situazione generalistica del paese, ma alla situazione dei rifugiati nel paese di transito. Ovviamente per quanto riguarda il Mar Mediterraneo abbiamo solamente documenti d'approfondimento, e quindi tutta una serie di documenti riguardanti agli attraversamenti in mare dei richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale. Qua invece abbiamo la parte del racconto di Tareke sui suoi tre tentativi di approdo in Italia attraverso il viaggio in mare, e in più abbiamo una gallery con una serie di foto relative, diciamo, all'attraversamento in mare. Dicevo, per ognuno di abbiamo tre percorsi: il percorso di Tareke, che porta all'esperienza del rifugiato eritreo, il percorso di Sayed, che è un rifugiato afghano attualmente che ha circa 25-26 anni, ma che narra un'esperienza di viaggio fatta da minore non accompagnato, un viaggio lunghissimo, durato molti anni, attraverso il Pakistan, e ha lasciato il suo paese, se non sbaglio, 8 anni, attraverso il Pakistan, l'Iran, la Turchia, ancora il Mar Mediterraneo, la Grecia e l'Italia. Anche qua abbiamo scelto la vicenda di Sayed, in parte perché lo conosciamo e sappiamo che lui lavora da anni nel contatto con le scuole, nel narrare la propria vicenda, ma anche perché
La vicenda del minore non accompagnato afgano è abbastanza atipica rispetto a quello che è il panorama dei rifugiati in Italia. In ultimo c'è la storia di Aya, una ragazza attualmente una studentessa, rifugiata siriana che è arrivata attraverso il Libano in aereo in Italia. La sua evidentemente non è una situazione tipica perché lei è riuscita a fare ingresso in Italia legalmente attraverso un visto di ingresso per famiglia. Però ritenevamo utile anche mostrare, come diceva prima Emma, che ci sono possibilità di ingresso legale per i rifugiati. E in effetti, forse diciamo, integro quello che diceva Imma, esistono esperienze in Italia di arrivo legale attraverso corridoi umanitari e programmi di reinsediamento. L'UNHCR gestisce insieme al Ministero dell'Interno un programma di reinsediamento. Il Ministero dell'Interno si è impegnato a reinsediare entro dicembre 2017 circa 2.000 rifugiati dal Libano, dalla Turchia e dalla Giordania, quindi in prevalenza siriani, che sono persone, diciamo, che hanno ottenuto in questi paesi di primo asilo il riconoscimento dello status di rifugiato da parte dell'UNHCR. E insieme a questo programma c'è un programma parallelo che è appunto chiamato i corridoi umanitari, gestito assieme a tre ONG che sono la Comunità di Sant'Egidio, la Tavola Valdese, la Federazione delle Chiese Evangeliche, attraverso il quale il governo italiano si è impegnato a garantire l'ingresso legale di circa 1.000 persone, per lo più rifugiati, ma non solo. Giusto per rispondere a chi ha posto la domanda prima, in entrambi i programmi c'è una particolare attenzione a quello che noi tecnicamente chiameremo medical cases, quindi a persone con problemi di salute anche gravi. Allora, diciamo, queste tre vicende umane poi vengono. Alcuni professori universitari. I tre percorsi didattici sono elaborati sulla base di tre parole chiave: immedesimati, indaga e accogli, e in qualche modo vanno a esplorare tre aspetti della vicenda dei rifugiati. Immedesimati, il vissuto individuale del rifugiato, indaga la situazione del paese di origine, accogli invece più l'esperienza del paese di accoglienza. Se proviamo ad aprirne uno, tipo se accogli, immedesimati, si aprirà una pagina in cui ci sono una serie di indicazioni di come sviluppare indicazioni per l'insegnante su come sviluppare questo percorso didattico. Ora, visto il tempo, non entrerei, come dire, ad andare in dettaglio sui cinque percorsi didattici, d'altro canto sono abbastanza ben spiegati. Quello che mi interessa evidenziarvi è che per tutti i percorsi didattici è prevista una fase introduttiva sul fenomeno dell'asilo, sia a livello internazionale sia più specifico per quanto riguarda l'Italia, e per affrontarlo sono fornite una serie di strumenti didattici, un glossario che dovremmo trovare, eccolo qua, in cui diciamo, sono elencati tutti i termini tecnici più rilevanti e viene spiegato il significato con un linguaggio che cerca di tenere assieme sia la correttezza tecnica, sia, come dire, un livello di comunicazione adeguato al target di studenti di scuole medie inferiori e superiori. E poi abbiamo chi sono i rifugiati, è una breve presentazione dello sviluppo a livello internazionale dell'asilo, mentre l'asilo in Italia, che è questo qua, è invece un documento che in qualche modo descrive lo sviluppo del sistema asilo italiano diciamo, dal 1945 ad oggi. Anche su accogli poi sono previsti strumenti specifici, che sono l'accoglienza in Italia e l'accoglienza nel mondo, sono altri due materiali didattici specifici che descrivono il sistema di accoglienza in Italia e i modelli di accoglienza che esistono in altri contesti internazionali. E poi per tutti i tre percorsi didattici vengono illustrati al termine dei materiali di approfondimento, quindi c'è una sitografia, una bibliografia, una filmografia e una lista di documentari. Diciamo, in tutti i percorsi didattici, a un certo punto viene in qualche modo suggerito di interagire con la vicenda di uno dei rifugiati. Viene lasciato, come dire, alla scolaresca e agli insegnanti di decidere qual è il rifugiato che si vuole seguire. Per esempio, nel percorso immedesimati, dopo aver fatto un brainstorming con gli studenti su che cosa loro pensano che sia, diciamo, l'asilo, che qual è la loro idea di rifugiato, eccetera. Un'introduzione fatta con materiale didattico da parte dell'insegnante, con
grazie al supporto e al materiale didattico che vi ho indicato, vengono poste poi alla scuola una serie di domande, diciamo, su come organizzerebbe Andrea? Andrea, c'è qualche problema? Andrea, scusami, sì. C'è qualche problema nella tua connessione perché ogni tanto si blocca un po'. Quindi ti chiederei di togliere la webcam così è più leggera il carico della connessione e ti sentiamo meglio. Ok, va bene così? Sì, prova un po', vediamo se va meglio. Ok. Quindi, diciamo, dopo queste domande rivolte alla scuola, si invita, la scuola riesca a scegliere uno dei tre percorsi, uno dei tre rifugiati e seguirne tutto il percorso. Per cui, diciamo, per favorire questa scelta, viene fatta una breve presentazione qua della storia dei tre rifugiati, qua c'è una breve presentazione della vicenda umana di Tareke, qua di Sayed e qua di Aya, e insieme, diciamo, si può cliccare la pagina sul rapporto sui diritti umani sui tre paesi e poi si guarda tutte le interviste che globalmente dura all'incirca una ventina di minuti. Ci dicono, in molti ci hanno detto che è un po' lunga, però francamente noi pensiamo, le interviste sono già state ampiamente tagliate perché erano molto molto più lunghe, però pensiamo che la narrazione sia abbastanza coinvolgente, quindi siamo fiduciosi che l'attenzione degli studenti possa rimanere alta per tutto il percorso. Io mi fermerei qua perché non voglio rubare troppo tempo e mi piacerebbe un po' ricevere i feedback dei partecipanti a questo webinar. Per il resto, insomma, se ci sono domande, magari poi richieste di approfondimento, possiamo in qualche modo affrontare i singoli aspetti del sito. Che faccio? Riapro il video? Sì, prova, vediamo se adesso ce la facciamo. Allora, per il momento direi che non ci sono ancora molte domande, ma penso che poi arriveranno. C'è lo scritto di Michela che dice: il sito mi sembra ottimo per preparare per corsi didattici in preparazione alla giornata del 3 ottobre. Avete però dei suggerimenti su cosa si potrebbe organizzare come evento commemorativo il 3 ottobre medesimo? Ok, mi sono dimenticato di dire una cosa importantissima del sito. Il sito nasce come uno strumento che possa essere utilizzato dall'insegnante in maniera autonoma, perché l'UNHCR non avrebbe, come dire, la forza per poterlo, diciamo, né promuovere su tutti i territori, né tantomeno, come dire, supportare in maniera sistematica gli insegnanti nei vari territori. Però noi ci rendiamo conto che tutto ciò, tolgo il video di nuovo, tutto ciò comporta un limite, e cioè quello che il sito ovviamente non può facilitare un aspetto didattico importantissimo dal nostro punto di vista nell'affrontare questi argomenti, che è il contatto diretto con i rifugiati. Noi suggeriamo in ogni percorso didattico agli insegnanti di provare a organizzare un incontro con una persona che sia in grado di portare una testimonianza diretta, cioè un rifugiato. Detto questo, siamo anche consapevoli che non un qualsiasi rifugiato è in condizione di poter affrontare questo tipo di esperienza, cioè di raccontare il proprio vissuto di fronte a una scolaresca, perché è molto complicato. Per questo il tentativo che sta facendo l'UNHCR è di iniziare a costruire un network in Italia che includa una serie di associazioni che già lavorano con le scuole e che possono favorire la costruzione di questi momenti. Per questo abbiamo iniziato il dialogo in due regioni, in particolare in Piemonte e in Calabria. Stiamo iniziando un dialogo con la rete FOCSIL, che è una rete di ONG che operano in tutta Italia, perché pensiamo che questo sia uno degli aspetti cruciali. Per cui dico questo perché, per rispondere alla domanda, mi verrebbe da dire che per il 3 ottobre, ma non so se c'è il tempo per organizzare un'iniziativa di questo tipo, sarebbe utile provare a creare dei momenti di incontro, forse costruire un momento di testimonianza
è un po' troppo complesso in questo breve lasso di tempo, perché bisogna costruirlo, non è una cosa semplice. Però anche semplicemente creare un momento di incontro, magari una visita a dei centri accoglienza, magari portare l'esperienza non solo del rifugiato, ma anche di operatori sociali, potrebbe essere un'idea utile. Perfetto, grazie Andrea. Sì, mi sembra, intanto ti pongo subito un'altra domanda ed è Marina che dice: il sito è davvero molto interessante. L'anno scorso ho letto insieme ai miei studenti il libro Non dirmi che hai paura aspettate che non leggo il nome, di Catozzella, trattando appunto del tema della migrazione. Sarebbe possibile eventualmente inserire l'esperienza di Samia, protagonista del libro? Mi E sembra ti che aggiungo, scusa subito, anche la domanda di Emanuela, invece, si potrebbe organizzare la proiezione di un film documentario? Nel sito c'è una filmografia consigliata, tra quale aggiungerei anche Io sto con la sposa, che ho utilizzato per una serata di sensibilizzazione. Allora, sia il libro di Catozzella è indicato nella bibliografia. Io sto con la sposa, penso che sia all'interno dei documentari, non nella filmografia, ma dovrebbe esserci. Cioè, però è un video che sta un po' borderline tra la fiction, però insomma, se non sbaglio, dovrebbe essere qua tra i documentari. Io sto con la sposa. Infatti, perché voi non c'è. Ma lo vedete le Sì, pagine che aprono? vediamo le pagine, sì. Non vediamo più te se vuoi provare a No, tornare in video, perché adesso ti sentiamo bene. non è importante. No, per dire, Bene. noi, allora, diciamo, quando abbiamo pensato alla bibliografia, alla filmografia, alla cinematografia, abbiamo cercato di costruire dei documenti che includessero quelli che noi ritenevamo romanzi o film o documentari più importanti, ma senza riempirlo troppo, perché pensavamo che un documento estremamente corposo rischiasse di diventare un po' dispersivo. Per cui, ovviamente, rispetto a quelli che sono inclusi, noi siamo ben contenti di ricevere suggerimenti. Tra l'altro, sottolineo, qua sopra c'è il sito internet a cui risponde l'UNHCR per il sito, che è scuola@unhcr.org, per cui qualsiasi feedback, suggerimenti sono assolutamente graditi. Il sito viene lanciato quest'anno, adesso dovrà arrivare una circolare a tutte le scuole del MIUR, che in qualche modo suggerisce l'utilizzo del sito. Noi auspichiamo di seguire 4-5 scuole nello sviluppo dei percorsi didattici per in qualche modo avere un feedback, perché ovviamente vedremo come andrà quest'anno per eventualmente ritararlo, modificarlo a seconda dei suggerimenti che riceveremo. Perfetto. Sì, Emanuela precisa che la sua risposta, cioè quella che la proposta di organizzare la proiezione del film documentario, era una risposta alla domanda che evento possiamo organizzare. Quindi tutti possono, insomma, sviluppare la loro creatività e organizzare eventi diversi. Certamente c'è un grandissimo materiale di partenza in questo sito che permette davvero di costruire percorsi svariati a seconda della propria sensibilità. Grazie Andrea, davvero. Rimani con Prego. noi perché ci saranno sicuramente anche altre domande per te. E D'accordissimo. io però chiamerei invece subito l'assessora Monica Cerutti qui con noi perché so che poi deve andare via e la ringrazio molto di essere riuscita a venire, assessore della Regione Piemonte, che è appunto una regione che si sta mobilitando fortemente per la questione migranti e che, se ben ho capito, sperimenterà anche proprio l'utilizzo della piattaforma. Viaggi da imparare. Buongiorno, vediamo se c'è. Attimo di panico, adesso come in televisione invento qualcosa per intrattenere il pubblico. Non c'è? Io mi ha dato adesso una richiesta, scusami Silvia, per la webcam, dovrebbe Sì, connettersi, anch'io. magari è solo questione di un attimo. Sì, aspettiamo un secondo. Intanto vediamo se c'è qualche altra domanda per Andrea o per Imma. Che così gliele poniamo subito. O se qualcuno di voi vuole intervenire portando qualche sua esperienza di percorso didattico fatto in classe o esperienza in relazione al tema. Ecco, c'è una domanda di Susanna che dice: dopo 15 anni di incontri con il rifugiato inviato dal centro a stalli di Roma,
Iniziamo ora con richiedenti SPRAR e cooperative di Imperia Sanremo. L'incontro è assolutamente importante, ma certamente va preceduto e seguito da letture, filmati, eccetera. Il materiale è tantissimo, utilissima anche la guida del centro a stalli. Magari se non tutti sanno perfettamente che cos'è il programma SPRAR o il centro a stalli di Roma, Andrea o Imma, volete solo dire due parole su queste due realtà citate da Susanna? Beh, qua c'è lui che sta preparando. Quando io? Sì, grazie. Vieni in video però, sennò sono qua da sola. Pronto? Sì, allora, il centro Stati è una ONG che opera prevalentemente a Roma, ma opera in tutta Italia, è diciamo l'emanazione italiana del Jesuit Refugee Council. E poi gestisce una serie di centri di accoglienza a Roma e dei progetti SPRAR. Lo SPRAR è la rete dei progetti di accoglienza dei comuni italiani. SPRAR sta per Servizio Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati ed è diciamo, il network, il sistema di accoglienza, tra virgolette, ordinario, finanziato dal Ministero dell'Interno e gestito dal Servizio Centrale, che è un ufficio tecnico dell'ANCI, e che ospita attualmente circa 27.000 tra richiedenti asilo e rifugiati. Perfetto, grazie Andrea. Prego. Ecco, vediamo se adesso riusciamo a vedere e sentire l'assessore Monica Cerutti. Sì, eccomi. Bene. Sentiamo, ma non buon pomeriggio. Mi sentite? Sì, però non vediamo ancora la webcam. Eccoci. Bene, adesso. Benvenuta. E grazie. Grazie. Però non sento. Sentiamo. Sì, mi sentite? Tutto a posto. Prego, passo subito la parola. Bene, allora bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti, io vi ringrazio, tra l'altro siamo orgogliosi come Regione Piemonte di essere insomma, una delle due regioni che inizia insomma, questa sperimentazione. Negli interventi precedenti si è parlato sicuramente appunto del 3 ottobre, delle iniziative, e io credo che rispetto a quella che è questa opportunità data dal sito che prima è stata illustrata, io credo che sia molto importante perché, lo dico da subito, noi come regioni, ed è poi un tema che viene sviluppato in questi giorni, abbiamo oggi per esempio i giornali pieni di appunto note, oggi c'è per esempio il sindaco di Milano che dice serve un comitato, c'è una cabina di regia che gestisca il tema dell'accoglienza e tra l'altro giustamente dice non si tratta di un tema emergenziale ma è necessario mettere in campo delle politiche strutturali. Come Regione Piemonte stiamo cercando di fare la nostra parte, però, e questo lo sottolineo in modo molto, diciamo, tanto, no? Quindi con tante righe di sottolineatura, se non lavoriamo anche su quello che è l'aspetto culturale, io credo che diciamo non andiamo molto là, cioè nel senso che se non lavoriamo anche nelle scuole per costruire informazione, che non si tratta di appunto costruire diciamo delle politiche propagandistiche o che raccontino un'altra verità. Si tratta di raccontare effettivamente quello che sta accadendo ed affrontare il tema delle migrazioni come appunto uno dei fenomeni che è diciamo, necessario affrontare e che, senza dire così in modo stucchevole, da problema possano diventare effettivamente un'opportunità. Su questo,
come Regione Piemonte ci stiamo muovendo, come dicevo, e tra l'altro bisogna ricordare che sulle politiche dell'accoglienza in realtà esiste già una programmazione che certo deve essere migliorata, e adesso sentivo che si spiegava in cosa consiste il sistema SPRAM, che è il sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati, che è il sistema di accoglienza che viene portato avanti dai comuni. In realtà al momento però la maggior parte delle persone richiedenti asilo non è all'interno di questo sistema, ma è all'interno del sistema che viene gestito dalle prefetture, e questo sicuramente in modo ancora così straordinario, non strutturale. L'obiettivo deve essere quello di far sì che man mano queste accoglienze gestite dalle prefetture divengano sempre di più accoglienze invece gestite dai comuni. Però la sproporzione ancora adesso è molto evidente. Se per esempio assolutamente gestibile, perché abbiamo praticamente 1200 comuni, se parliamo di 12.000 persone, sicuramente se c'è una distribuzione, come si dice, diffusa, non si tratta di un grossissimo problema, ma di un fenomeno assolutamente gestibile. Però se torniamo anche alle caratteristiche di questo sistema, su questi, diciamo, per queste 12.000 persone, soltanto un migliaio attualmente sono nel sistema SPRAR. Tutti gli altri sono nella gestione delle prefetture. In questa situazione noi cerchiamo di avviare delle politiche che possano sicuramente arrivare a far rete con i comuni, con i sindaci, a costruire delle pratiche che possano interessare le persone accolte in quello che viene chiamato volontariato civico, però con l'obiettivo di far sì che questo volontariato divenga poi invece occasione vera di inclusione, quindi di percorsi lavorativi. Ed è chiaro che noi stiamo cercando di dare il più possibile informazioni. Abbiamo per esempio costruito, e lo trovate sul sito della Regione Piemonte, un vademecum per spiegare tutte le caratteristiche del sistema di accoglienza rispetto a quelle che possono essere le problematicità dei minori stranieri non accompagnati e per esempio del fenomeno della tratta, che questo sì è un grosso problema che interessa soprattutto molte donne nigeriane, e però vogliamo appunto dare delle informazioni precise, come per esempio sfatare delle leggende metropolitane, e quindi ritorno qui all'importanza dell'informazione, per cui i richiedenti asilo non potrebbero lavorare. In realtà possono lavorare dopo addirittura i primi due mesi in cui si è avviata la pratica di richiesta di asilo. Quindi è fondamentale dare informazione appunto che sia assolutamente reale, precisa, e su questo noi abbiamo già attivato in passato dei percorsi che siano appunto di promozione all'interno delle scuole, di diciamo educazione alla pace, di educazione alla sostenibilità, di appunto diciamo di costruzione di quella che chiamiamo una cittadinanza globale. Però è fondamentale che sempre di più queste attività siano capillari. Quindi una, diciamo, un'iniziativa come questa, che dà dei contenuti oggettivi che gli insegnanti possono utilizzare, credo sia centrale e molto importante. Io mi fermerei qui, ci sono, ho cercato di essere molto sintetica, ma per dare un'idea di cosa possono fare le regioni e di quello che potremmo, insomma, insieme ancora costruire.
Sì, ringrazio moltissimo anche Monica Cerutti. Ci sono due, più che domande, direi belle testimonianze. Quella di Michelina Facciotto che dice: nella nostra scuola di Torino abbiamo fatto esperienza di incontro con Ali, un rifugiato del Sudan, che frequentava corsi del CTP presso l'Istituto Giulio di Torino, cioè la nostra scuola, e posso testimoniare che è stata un'esperienza molto significativa di incontro con i ragazzi. Grazie alla testimonianza di Angelo Lucenti, che ah no, arriva da un altro nome, ma in realtà dice: sono Graziella Dei Deri, docente dell'Istituto Adriano di Castelnuovo Don Bosco, corso servizi sanitari. Da alcuni anni stiamo lavorando su questi temi con specifiche programmazioni dedicate, in particolare, voglio sottolineare l'accento posto nella nostra didattica sulla programmazione di incontri con educatori dei centri di accoglienza e con i rifugiati. A ciò seguono poi laboratori e scambi con i richiedenti asilo e i rifugiati. Possiamo dire al momento la buona riuscita di queste iniziative. E pone anche una domanda, perché dice: certo, sarebbe utile l'attivazione di canali di sostegno anche economici a questi percorsi esperienziali. Se possono, in realtà esistono, cioè esistono adesso, li stiamo cercando di mettere in campo anche utilizzando fondi europei, lo stesso Fondo Sociale Europeo, e poi esiste anche un fondo che è l'Asilo Migrazione e Integrazione. È importante però costruire appunto sistema fra tutte le politiche, perché altrimenti si rischia che alcune risorse esistano ma non vengano opportunamente impiegate. Bene, grazie. Se ci saranno altre domande, per quanto potrà ancora rimanere con noi qualche minuto, ringrazio e darei allora la parola all'ultimo relatore previsto oggi, che è Attilio Ascani, direttore della FOCSIV, già citata precedentemente da Andrea, e cioè la Federazione delle ONG di ispirazione cristiana che si occupano dei temi dello sviluppo in molti paesi del sud, ma anche della migrazione, perché sono temi strettamente connessi. Buongiorno Attilio, grazie di essere con noi. Grazie Silvia, buongiorno a tutti. Si sente bene? Benissimo. Ottimo. No, vabbè, semplicemente due parole, consentitemi, per dire che cos'è la FOCSIV, cioè una federazione di 80 ONG che lavorano nei paesi del sud del mondo, ma che evidentemente sono molto presenti e molto attivi qui in Italia sul tema della migrazione, perché è impossibile, è impensabile immaginare di lavorare con le persone in Africa e poi non essere al loro fianco in questi percorsi alla ricerca di una vita migliore, di una situazione migliore. Il tema migratorio è al centro del nostro lavoro di policy, per cui siamo molto attenti nel cercare di capire e rispondere, accompagnare, proporre anche approcci di tipo politico, di tipo diciamo legislativo. Abbiamo lavorato negli ultimi 3 anni moltissimo sul tema del regolamento di Dublino, che è quello che oggi crea il problema per cui tutto quanto il sistema dell'accoglienza viene scaricato sui paesi dove i migranti arrivano, e sappiamo che Lampedusa non è solo la porta dell'Italia, è anche la porta dell'Europa, ma di fatto questo l'Europa non vuole riconoscerlo. Sul nostro sito, ad esempio, trovate anche un documento che fa un po' l'analisi di quello che sta avvenendo in questo momento a New York, dove anche ai grandi sistemi si manca il coraggio di dare delle risposte concrete, di mettere sul tavolo i diritti delle persone per quello che sono, e il rispetto delle convenzioni internazionali che i paesi hanno preso e che poi di fatto non rispettano. Operativamente i nostri soci sono attivi sull'accoglienza concreta e anche nell'educazione all'accoglienza, perché si tratta di rimettere al centro la centralità delle persone. Papa Francesco l'ha detto chiaramente, anche come altri che sono intervenuti. Purtroppo il Mediterraneo sta diventando un cimitero e non un mare, non un punto di collegamento, di percorso. E quindi bisogna rimettere al centro il senso che la vita umana non ha un valore diverso, ha latitudini diverse.
da qui ripartire in una logica di accettazione di rapporto, di modalità di rapporto con l'altro. Per questo abbiamo accolto molto, con molto interesse la proposta di UNHCR di promuovere nelle scuole italiane, con le scuole italiane, l'utilizzo di questo sito per aiutare i ragazzi a capire. Come diceva Silvia all'inizio, Foxive è molto presente nelle scuole, interagisce tantissimo con le scuole, con gli insegnanti. L'esempio del progetto Un solo mondo, un solo futuro, che nel corso dell'ultimo anno ha raggiunto 550 scuole in varie regioni d'Italia, è solo uno degli esempi. Praticamente tutte le nostre ONG sono attive in questo rapporto di relazione col mondo scolastico. Ma siamo anche preoccupati a che questo tipo di interventi di educazione, di informazione non siano scollegati dal percorso che i ragazzi fanno durante tutto l'anno. Per cui alcuni dei nostri soci pongono molta attenzione e lavorano attivamente perché vengono analizzati, vengono guardati i curriculum, vengono studiati le problematiche per cui nel percorso educativo standard che il ragazzo riceve, non ci siano elementi di contraddizione con quello che poi è la realtà, con quello che poi cerchiamo di dare e fare in modo che non sia che questi interventi informativi non siano scollegati dal percorso che i ragazzi fanno nella scuola. Sul tema dell'immigrazione, evidentemente siamo convinti anche che bisogna essere vicini ai migranti già prima della partenza, perché la migrazione è un dramma, è un dramma. Noi lo viviamo, molti di noi lo vivono come un problema, ma sicuramente è un problema per chi è costretto ad abbandonare e lasciare la propria casa. E quindi è importante anche essere vicino e dare la possibilità di scegliere di non partire. Non certo come in questo momento si sta proponendo in Europa di fare accordi con i paesi del sud per poter rimpatriare i migranti e quindi pagare i governi africani perché accettino i migranti che vengono espulsi, ma dare la possibilità alle persone di costruire nel loro paese, nella loro situazione, nella loro comunità, con la loro famiglia, un contesto di vita dignitoso e quindi rispondere a situazioni, diciamo, laddove evidentemente ci sono paesi che lo consentono. Non è certo il caso dell'Eritrea o della Siria o di paesi dove la guerra non consente altro se non la fuga. Quindi la possibilità di rimanere, la scelta di rimanere, la scelta di essere informati, la possibilità di essere informati di quello che rappresenta veramente il percorso migratorio perché non sia intrapreso senza coscienza di causa, senza sapere quello che si va a incontrare. Chi sceglie di percorrere questa strada abbia almeno le informazioni giuste e non quelle che vengono così girano in qualche modo da qualche parte. Ecco, si tratta di un impegno quindi a 360 gradi che si svolge sia nei paesi del sud sia nelle nostre comunità, accogliendo, educando, e quindi il lavoro che facciamo con le scuole è proprio quello di educare all'accoglienza, far capire che avere il mondo in una classe per i nostri ragazzi non è un problema, ma è una potenzialità, perché li mette molto più in vantaggio rispetto a un mondo globalizzato col quale dovranno convivere domani. Grazie, allora grazie molte anche a Tilio Ascani. E volevo ancora, aspetta un attimo Tilio con noi, però volevo chiedere se l'assessore Cerutti è ancora online con noi. C'era una domanda di Valentina che chiedeva se il Piemonte è coordinato con altre regioni in questo lavoro e se c'è la possibilità di riprodurre l'esperienza altrove. Sì, in realtà appunto la conferenza delle regioni ha istituito proprio una commissione immigrazione e quindi in questa commissione le regioni si confrontano e cercano di appunto provare a costruire delle politiche comuni, anche perché per esempio quella che è la suddivisione diciamo, delle percentuali di accoglienza, che è
ogni tanto appunto viene letta sui giornali, è frutto proprio di un accordo che le regioni hanno fatto con il governo e gli enti locali. Poi certo alcune regioni hanno un approccio che ha insomma nel proprio atteggiamento quello di essere molto, così come dire, caute nell'accoglienza e di anzi diciamo cercare di far sì che insomma si possano porre dei limiti, e altre che sicuro appunto in una logica che sia quella della sostenibilità provano effettivamente a far sì che l'accoglienza diventi appunto molto concreta, perché come dicevo al momento se il numero delle accoglienze in tutto il nostro paese fosse più distribuita probabilmente insomma sarebbe comunque diciamo gestita senza particolari criticità. Adesso è chiaro che appunto come prima citavo nel mio primo intervento, per esempio a Milano c'è sicuramente un'alta concentrazione che chiaramente determina anche alcune difficoltà da parte dell'amministrazione, quindi io non voglio sottovalutare le difficoltà, però credo che questo aspetto di un'accoglienza diffusa renderebbe quello che appunto è un fenomeno assolutamente, almeno ad oggi, gestibile. Quindi come regioni sì, stiamo cercando appunto di costruire nelle diverse sensibilità, però costruire delle politiche comuni, e in particolare per esempio negli ultimi diciamo lavori della Commissione abbiamo cercato di dare un contributo positivo al tema dei minori stranieri non accompagnati, che sappiamo essere una delle criticità più forti in questo momento, questa sì una criticità, perché a fronte di numeri che negli anni ci sono stati appunto degli aumenti in queste ultime settimane, ma se no diciamo che nel 2016 addirittura gli arrivi erano minori rispetto al 2015, però l'arrivo invece dei minori è aumentato in modo significativo e preoccupante, e la regione Sicilia, che è quella che sta accogliendo il maggior numero appunto di minori non accompagnati, ha bisogno di far sì che appunto questi ragazzi possano arrivare in altri luoghi ed essere opportunamente accolti, e su questo le regioni hanno dato un contributo significativo proprio per definire delle accoglienze che speriamo siano attivate il più presto possibile proprio per andare incontro a questo problema. Grazie molte ancora a Monica Cerutti, e visto che non ci sono altre domande specifiche la liberiamo, perché so che ha altri impegni tra poco. Grazie ancora per essere stato qui. Grazie a voi per questa iniziativa molto importante. Grazie. Ecco, vediamo invece se ci sono domande specifiche che riguardano più l'azione delle ONG o il lavoro didattico. E nel frattempo però volevo anche chiedere un attimo a Viviana Brum, che sta seguendo la regia nelle retrovie, ma ha seguito molto attivamente tutto il progetto Un Solo Mondo, Un Solo Futuro, se può dirci qualcosa sul proseguimento del progetto, possibili nuovi step e il materiale didattico molto ricco che è presente anche su questo sito. Grazie Viviana. Non ti sentiamo, forse il microfono è spento. Facevo la regia altrui e non la mia. Buon pomeriggio a tutti quanti. Innanzitutto sono molto contenta di questo incontro, che mostra un po' come
Già questo progetto, Un solo mondo, un solo futuro, che ha visto la collaborazione di tantissimi attori diversi, ha visto proprio la collaborazione del mondo della scuola che se ha lavorato con la società civile, in particolare le 22 ONG che sono coinvolte nel progetto, è stato supportato dalle istituzioni, come abbiamo visto, insomma, anche nel recente seminario a Cuneo l'assessora era già presente, quindi c'è proprio un cammino comune, c'è una sinergia nel ripensare la scuola e nel pensare alla scuola del futuro ed è molto interessante oggi appunto anche la collaborazione con l'Agenzia delle Nazioni Unite. Quindi diciamo che se questo webinar ha un passettino in più e già delinea un po' la direzione in cui si sta andando, anche come cordata di ONG di Un solo mondo, un solo futuro. Quindi il futuro di questo progetto, il progetto termina in realtà tra poco, però ha creato in questo anno di lavoro una piattaforma molto valida, ricca di contenuti, molti creati anche proprio dalle insegnanti stesse. Il sito è unmondounfuturo.org, è quello che state vedendo qui, e c'è tutta una sezione dedicata alle unità di apprendimento dove anche in questo caso trovate proprio dei materiali già pronti per realizzare delle attività a scuola. Gli argomenti sono vari, un po' più ampio. Si parla anche di migrazioni, ma si parla anche di alimentazione, di economie sostenibili, di impatti ambientali e non solo. Però la parte sulla migrazione è assolutamente molto, molto nutrita, quindi anche da questo sito si può andare a pescare per lavorare in classe su questi temi. C'è poi una parte del blog che è stata creata dalle scuole. Gli articoli ora sono veramente tantissimi, oltre 200, i post realizzati dalle scuole, e quindi c'è un po' la testimonianza diretta di come queste unità di apprendimento sono state realizzate. Il futuro del progetto è stato scritto adesso, abbiamo partecipato anche insieme alla FOCSIV, capofila al nuovo bando dell'Agenzia per la Cooperazione. Insomma, teniamo le dita incrociate e in quel caso ricomincerà Un solo mondo, un solo futuro a partire dall'anno scolastico 2017-2018. Però in realtà anche in quest'anno tutti questi materiali rimangono a disposizione, il sito punteremo a tenerlo assolutamente vivo e attivo e quindi nulla, insomma, diciamo che il lavoro continua e speriamo che si allarghi sempre di più. Bene, direi allora che materiali ce n'è in abbondanza e spazio alla creatività di ciascuno nel proprio lavoro. E a questo punto, se non ci sono domande particolari, io chiuderei qui il nostro incontro ringraziando davvero molto tutti i nostri relatori e soprattutto voi che avete partecipato anche con le vostre testimonianze, proponendovi proprio questo è un momento di partenza, non è un momento di arrivo, ovviamente. Abbiamo visto dei siti interessantissimi e un sacco di materiali, quindi si comincia a lavorare e sicuramente sarà un percorso lungo, anche magari anche un po' faticoso, ma molto importante per riuscire a vivere sempre meglio questo fenomeno della migrazione che oggi spesso viene vissuto solo in modo drammatico, perdendo la grande ricchezza che è anche insita nel fenomeno stesso, ma che probabilmente noi crediamo che nel futuro potrà veramente avere delle caratteristiche diverse, non essere più, cioè non essere più legato al bisogno e alla disperazione, ma essere legato alla scelta e alla ricchezza di prospettive che uno può liberamente avere. Quindi grazie a tutti, Andrea e Imma, chiederei di venire in video ancora per salutare tutti i nostri partecipanti. Purtroppo non possiamo avervi tutti 70 in video, ma come se lo foste, e ci teniamo in contatto attraverso tutti i vari strumenti del web che sono a disposizione, i siti, i social e la mail. Grazie a tutti e buon lavoro a tutti. Arrivederci.